Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che è praticamente la presentazione dell'inizio del torneo che inizia stasera con alcune partite, perciò è in memoria che è il secondo torneo in memoria per Giorgio Barbieri che, come voi tutti sapete, diciamo così, l'inventore, quello che ha portato avanti questo torneo all'inizio è stato il nostro amico Paini, che è stato lui l'ideatore. Con Rastelli, perché erano dei grandi amici di Piero e Giorgio, perciò hanno voluto onorare questo in memoria di un ragazzo scomparso, un ragazzo che diciamo così, un ragazzo per noi, ecco, che ha voluto far sì che questo torneo si divulgasse in tutta la provincia. Un ringraziamento, io faccio subito dei ringraziamenti perché poi passo la parola a loro, che sono cose più tecniche e così. Un ringraziamento va anche al professor Brianti per quello che sta facendo per l'ospedale del riabilitativo, e un ringraziamento anche a tutti gli sponsor, in particolare qua il presidente del Conad Nord che è qua al nostro fianco, che sostiene il torneo, e con tutti gli altri che sono elencati nella cartella, perché senza di loro faremo ben poco. Noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà per organizzarlo, e grazie anche al contributo loro, dei comuni, di quello che possono dare anche il sostegno delle loro squadre, delle loro città, facciamo un po' un torneo. Crediamo di poter portare avanti un torneo bello, sempre più avvincente, sempre più interessante, e vorremmo che tutta la provincia di Parma partecipasse a questo torneo. Questo è il nostro obiettivo e l'obiettivo che si prefigge il Centro Sportivo Italiano nell'organizzare questo torneo. Grazie, ripeto ancora, grazie a Paini che ha avuto l'idea di portare per il comune di Parma quello che a Reggio stanno facendo col torneo della montagna. Vorremmo che avesse diciamo così, una cassa di risonanza uguale e se non maggiore, perché qua ci sono tutti i sindaci e tutti i comuni che dovrebbero dare una mano alle loro squadre per poter far sì che questo ancora di più possa dare una mano alle loro squadre, dei loro comuni. Comunque grazie a tutti e grazie alla partecipazione. Adesso io passo qua alla mia sinistra il presidente della Conad Nord, che così magari fa un saluto e dirà quello che è. Sì, anch'io faccio un saluto. Il perché abbiamo aderito il primo anno che aderiamo a questo torneo. Quando ci hanno chiesto di partecipare a questo torneo, credo che al di là di tutto dell'evento sportivo, a noi ci è interessato poi lo scopo di questo torneo, che credo che sia importante. Noi abbiamo già fatto diverse iniziative, anche per l'ospedale altre iniziative abbiamo messo in piedi. Come Conad Centro Nord, la nostra cooperativa su questo territorio è una cooperativa importante, abbiamo diversi punti vendita. Noi siamo sempre molto attenti sul sociale, crediamo che assieme ai nostri soci, assieme ai nostri clienti, assieme possiamo fare delle cose come abbiamo già dimostrato di aver fatto, ne stiamo facendo anche tante altre in altri territori, ma anche su Parma ne stiamo facendo diverse. E quando ce l'hanno proposto noi abbiamo accettato volentieri, perché credo che lo scopo principale, al di là di far divertire dei ragazzi, credo che sia la cosa importante, perché oggi trovare anche delle occasioni per divertirsi diventa sempre più difficile. Abbiamo accettato perché poi alla fine tutto quello che si riesce a raccogliere va a un centro di un ospedale. Credo che se non lo facciamo noi probabilmente qualcun altro non riesce a farlo, e noi abbiamo l'impegno morale comunque tutti quanti di fare qualcosa per noi, perché alla fine siamo sempre noi che ne usufruiamo. Perciò questo è il primo anno, spero che si vada avanti, come diceva anche il Presidente prima, speriamo che sia implementato anche nel tempo, che questo è l'auspicio che io faccio a tutti voi, e noi, se le iniziative sono queste, vi prometto che noi ci saremo sempre. Grazie. Vado io verso il microfono. Buongiorno a tutti, io sono qui
Innanzitutto per raccontarvi qual è la finalità alla quale è stata dedicata anche quest'anno, quello che riusciranno a raccogliere attraverso questo torneo. Ma sono qui per tanti motivi, insomma, prima di tutto perché anch'io ho condiviso insieme a Michele e a Giovanni un rapporto d'amicizia importante in gioventù e poi anche crescendo con Pierre. Quindi questo è un primo legame che devo assolutamente testimoniare. Sono contentissimo di essere stato per la seconda volta omaggiato da questo torneo. Noi stiamo cercando di realizzare all'interno dello spazio dell'ospedale un ambiente nell'area cortilizia che è dedicato ai soggetti che hanno disabilità e che accedono alla medicina riabilitativa, al reparto che io dirigo. In questo spazio abbiamo creato delle barriere architettoniche, quindi non è uno spazio protetto, ma anzi uno spazio che diventa palestra di quello che i soggetti con disabilità incontreranno fuori. Con quello che abbiamo raccolto l'anno scorso abbiamo già fatto tutta la parte edilizia, per cui sono stati costruiti i percorsi, sono state costruite le barriere appunto, i gradini, le pendenze, i marciapiedi, i ciottolati. Tutto questo lo potete vedere semplicemente entrando da via Beveratoio in ospedale dietro al padiglione che è di fianco alla chiesa e lo si vede abbastanza bene. Abbiamo ancora bisogno di qualcosa in effetti perché abbiamo previsto anche la piantumazione, cioè le aree verdi, mettere appunto piante, siepi e prato. Abbiamo previsto di mettere anche alcuni arredi, abbiamo previsto di mettere anche una serie di attrezzature che potessero essere di introduzione ad attività sportive che possono essere normalmente fruite anche dai disabili. Il collegamento con lo sport è questo, nasce anche da un rapporto con la provincia di Parma e con l'assessore Walter Antonini che mi ha detto di portare i suoi saluti in quanto oggi non riusciva ad essere presente. E da questa unione di tanti elementi che mi legano a questo momento, a questo memoriale, io l'unica cosa che posso fare poi alla fine è ringraziare tutti gli autori, tutti i sostenitori, tutti quelli che in un qualche modo stanno partecipando a questo per quanto siamo già riusciti a fare e per quanto arriverà. Grazie ancora e un saluto. Niente, io ho ben poco da aggiungere, nel senso che è già stato detto, credo tanto, e quelle che sono le motivazioni vere di questo evento, che per noi e per tanti che sono qui ha sicuramente un valore che va al di là del puro fatto sportivo, è una bella occasione per ricordare, ma anche per aiutare questo progetto in cui crediamo. Quindi in questo momento il ringraziamento va davvero, come ha detto il Presidente Manghi, agli sponsor che in momenti come questo hanno trovato la forza e anche la voglia di portare avanti questa iniziativa. Qui ne vedo tanti in platea, un grazie a Conan, un grazie anche a tutti gli altri che hanno contribuito davvero in modo significativo. Quindi grazie e speriamo che sia davvero un buon evento di sport, ci crediamo tutti, grazie. Buonasera a tutti, sono l'assessore allo sport del Comune di Fidenza, mi chiamo Daniele Aiello, ho qui oggi l'onore e l'onere di rappresentare la partecipazione del mio comune e possiamo anche dire che come seconda città della provincia di Parma abbiamo ben due squadre che partecipano a questo torneo. Una squadra, e essendo poi conflitto di interessi posso dirlo, è la squadra proprio del Comune di Fidenza, che è organizzata dal nostro consigliere Vittorio Cavalli qui presente, e poi c'è una seconda squadra, fatta un'associazione privata, che è la Fidenza Legno Point. Ovviamente abbiamo aderito e siamo stati fieri di aderire a questo torneo, anche perché lo scopo benefico e poi il fine fa muovere, diciamo,
ci rende ben più proattivi. Noi crediamo che con questo evento si unisca un po', si uniscono i valori dello sport con i valori della solidarietà, e in un momento come quello di oggi questo è fondamentale. E in più è un momento per unire un po' le forze, ritrovarsi, perché diciamo che, e questo posso dirlo, noi come Comune di Fidenza, specialmente nella squadra organizzata dal nostro consigliere, abbiamo cercato di trovare, di aggregarci, di trovare un'unità che forse un'unità dei vecchi tempi, si è un po' persa quel modo di lavorare insieme e di ritrovarsi per semplicemente per divertirsi e poi per raggiungere anche degli obiettivi. E quindi è anche il frutto di un lavoro che da diversi anni viene fatto dal nostro consigliere qui presente. E oggi diciamo abbiamo veramente l'onore di poter partecipare a un trofeo che noi riteniamo importante, non solo per lo sport, per la solidarietà, ma anche per, semplicemente per lo stare insieme. Quindi non ho altro da aggiungere, ringrazio il CSI, ringrazio naturalmente gli sponsor e ringrazio i qui presenti. E niente, andiamo a vedere le partite del trofeo e tifiamo per le nostre squadre. Grazie. Buonasera a tutti, anche per la nostra amministrazione comunale è un piacere poter partecipare a questo evento. Quando circa un anno e mezzo fa l'amico Giovanni Paini mi parlò di questo progetto, gli ho detto bravo Giovanni, una bella cosa, molto bella, interessante, e poi gli ho detto chi te l'ha fatto fare? Questo perché mi rendevo conto e mi rendo conto della difficoltà che è intrinseca nell'organizzazione di un evento di questo tipo. Credo tuttavia che dopo la partenza dello scorso anno, quest'anno siamo già in discesa. E la nostra amministrazione comunale ha investito tanto in attrezzature sportive negli anni scorsi, pertanto è una gratificazione, un onore poter ospitare alcune partite di questo torneo e la finale, e mettiamo molto volentieri a disposizione i nostri impianti. Fra l'altro è ancora più bello quando vengono ospitate iniziative che uniscono lo sport con la solidarietà. Recentemente abbiamo organizzato, sempre con l'aiuto del Centro Sportivo Italiano, e colgo l'occasione di ringraziare anche il presidente Florio Manghi, perché con Noceto c'è un certo legame. Abbiamo organizzato, dicevo, il Memorial Compiani, e insieme all'associazione Help for Children, e quindi è stata una bella settimana anche quella. Abbiamo collegato la vecchia Coppa dei Bar, quindi abbiamo ricreato anche un torneo che tanti anni fa veniva fatto in paese, che attira sempre un folto pubblico e la famosa Arlia, mi veniva Arlia ma non volevo usare ecco, Arlia stracittadina. Grazie per il suggerimento. Niente, detto ciò, faccio tanti auguri agli organizzatori per la buona riuscita dell'attività. Spero che il pubblico sia veramente folto, che si possa concretamente poter dare un contributo sostanzioso al giardino riabilitativo, e noi vorremmo vincerlo. Lo butto lì, quindi non c'entro. Io vorrei portare il tempo. Ecco, va bene, grazie veramente di cuore a tutti. Io in rappresentanza del Parmacalcio innanzitutto mi scuso e vi saluto per Sandro Meglio, ma ho avuto un altro impegno all'ultimo momento.
Come Parma Calcio, comunque, quando il CSI ci ha contattato, non abbiamo potuto che rispondere ovviamente presenti, innanzitutto perché è un torneo che impegna tutto il territorio e quindi tutti i nostri tifosi, comunque, sono la nostra gente, la gente che vogliamo coinvolgere e che anche gente che vogliamo trascinare, perché comunque ecco, come Parma Calcio ci sentiamo un po' la locomotiva di tutto il movimento calcistico, che sia dilettantistico, amatoriale o quant'altro della nostra provincia. E poi ovviamente c'è questo impegno di solidarietà che lega il torneo all'ospedale, con cui noi comunque anche abbiamo un legame. Solo poche settimane fa abbiamo consegnato, grazie ad Enrico Campari, all'ospedale dei bambini questa macchinina che ha i nostri colori e che può far divertire i bambini. Quindi da parte nostra non poteva che esserci il pieno sostegno e poi la possibilità per i migliori giocatori di giocare l'amichevole proprio contro il Parma durante la preparazione estiva. Buonasera, passiamo alla parte tecnica che è quella più complicata, perché mettere d'accordo tutti, riuscire a far tutto bene è quasi impossibile. Io e Vulcanico Paini, da qualche giorno che ci vediamo, che proponiamo, sorteggiamo e alla fine quella piccola brochure che avete vi dice grandi linee quello che io a grandi linee vi dirò. Innanzitutto è importante la composizione dei gironi. Già questa sera c'è un Atletico Sgundin a Rocca Bianca che la dice tutta, speriamo che vada tutto bene, perché la famosa allea del sindaco e dei denti questa sera secondo me ci vuole, ce n'è da vendere. Comunque i gironi, il girone A è composto da Fedegaresi, Sesso Maggiore che è il ristorante Terzo Tempo, il Figenza Legno Point e il Collecchio. Nel girone B invece si sfidano Noceto, Bardi, Real Sorbole e Tintoretto Settolo, mentre invece nel C c'è l'Atletico di Sgundè, Rocca Bianca, con gli scongiuri, l'Andirano e il Comune di Figenza. Sì, giustamente alla fine di tutta questa bagarre ci sarà la partita di prestigio con il Parma. L'anno scorso siamo stati fortunati che siamo andati su Alenico, quest'anno il Parma si allena con lei, che quindi guarderemo più vicino, sì. Comunque l'inizio è questa sera, terminerà la finale giovedì 11 luglio, vi dico tutta grande linea. Abbiamo concesso la deroga per qualche giocatore, per i comuni, e qui avete visto voi che ci sono fino a 5.000 abitanti, cioè i piccolini, abbiamo dato tre deroghe, sopra i 5.000 fino a 7.500 abitanti, due deroghe, mentre invece per i comuni da 7.500 a 10.000 abitanti una deroga solamente, gli altri comuni logicamente niente. Per residenti intendiamo quanti anagraficamente risiedono proprio nel comune in cui ha sede la società sportiva, diversamente no. Possono giocare tutti i ragazzi dai 16 alla Serie A, non c'è problema di categoria, quindi speriamo che anche il tasso tecnico sia abbastanza elevato. Altre cose importanti sono che un giocatore che gioca da una parte, in una squadra, in un comune, non può, se è eliminato, passare da un'altra parte anche se c'è nulla osta, quindi non si scappa. Due tempi da 35 minuti la durata della partita, sono 12 squadre suddivise in tre gironi da 4 che si affronteranno nella fase eliminatoria girone italiana, dopodiché ci sono i quarti di finale. Vanno avanti i primi due classificati di ogni girone più di 2 milioni terze, in teoria il 1 luglio noi dovremmo disputare i quarti di finale per poter andare al 4 e al 7 luglio le semifinali, che sono di andata e ritorno stile Coppa dei Campioni, cioè che con il trasferta vale doppio. Dopodiché l'11 troviamo Noceto e sarà il derby di Noceto Fidenza, diciamo, dell'altro. Se non è così, poveri muore.
Io qui credo di aver detto tutto, al di là dei premi, che oltre alle quattro squadre, le prime quattro classificate avranno la loro coppa, il loro riconoscimento, abbiamo anche i premi speciali che sono il capocannoniere, il miglior portiere e il miglior giocatore. Non so, se volete sapere qualcos'altro di tecnico me lo potete chiedere, altrimenti io in teoria ho finito. Se mi dice poi non sento Fidenza non dico niente io. Va bene, Paio, vieni, dai, vieni, dai, 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 Paio, vieni, vieni. No. Almeno no. No, no. Paio non ci per niente lo vale. Questa sera avete pensato di fare un consiglio e chiamare Milan, Paletta, Valdezza, Mauro, domani ti serrati. Ci sono residenti? No, si chiama Andrato Noari. La chiave d'oro. Mette l'aria in appartamento. Come vedete, ci siamo dimenticati una cosa. No, però non me l'ho neanche chiesto, scusa un secondo. Gli abitanti li abbiamo fatti la sera del sorteggio da Wikipedia, qualche comune è del 31-12-2010, qualcuno del 31-12-2012, però fa sono fede. Quelli fissati, fa fede la sera del consiglio. Grazie. Vedi, così non ci sono neanche così, a Mauro non lo faccio neanche. Regolamento no, vedrai che c'è il dietro. Veniva con il dietro e non lo facciamo. Però purtroppo non si è detto. E poi vedrete che non siamo riusciti a fare bene bene fino a quando arrivano. Io volevo solo ringraziare tutti voi della partecipazione questo pomeriggio di presentazione. Ringraziare Manghi per l'organizzazione, Valenti, che ci sostengono enormemente. E basta, io spero che tutto funzioni nel modo migliore da far sì che questa cosa diventi sempre più grande, come era un grande nostro amico, che verità. La partita del Parma è ancora da definire dove e orario, cioè la data è fissata per il 24, però ancora dobbiamo definire dove farlo. Volevo solo comunicare che per seguire le classifiche, i risultati delle partite così, su Calcio Ducale trovate praticamente segnato tutto, segnato. Grazie all'amico Mansanti che ci aiuta enormemente. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a te. Ci vediamo tutti.